Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. In primo piano ancora le elezioni comunali in Piemonte, vince il centro-sinistra ad Alessandria, Cuneo, Chivasso e Omegna. Le coalizioni a guida PD si prendono 4 delle 6 città piemontesi al ballottaggio. Ad Alessandria Giorgio Abbonante, il nuovo sindaco. A Cuneo il centro-sinistra si conferma con Patrizia Manassero. Il centrodestra vince solo ad Acqui Terme con un fuoriuscito. Savigliano va un ex del Movimento 5 Stelle, intanto crollata l'affluenza. A votare per il sindaco meno di 4 cittadini su 10. La cronaca, un incidente in A5, un'auto in una scarpata, 5 feriti, uno è grave. La vettura è uscita fuori strada e si è ribaltata sulla Torino-Montebianco. Numeri da record per i musei torinesi nel lungo ponte di San Giovanni, oltre 5.000 visitatori tra Palazzo Madama, GAM e Museo dell'Arte Orientale, quasi 6.000 al Museo del Cinema, in 1.000 hanno scelto invece Camera. Lo sport, motomondiale, è tornato Pecco Bagnaia ad Assen, terza vittoria stagionale, gara perfetta per il pilota di Chivasso. In moto 2, Vietti, quarto il corridore di Cirié, riesce a rimontare dall'11° posto e sfiora il podio. Chiudiamo con uno sguardo al meteo, arriva il maltempo su Torino e provincia, ma poi torna il caldo africano, aria instabile in arrivo dalle isole inglesi, la temperatura tornerà a salire a 33 gradi da mercoledì. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.